è un modo di considerare la casa un sistema in cui il pubblico e il privato si uniscono. Nella casa un romano accoglie i suoi clienti, i suoi famigli, ma anche gli amici, anche le persone di rango. È un luogo dove si discute di politica, è un luogo dove si discute di affari, è un luogo dove si socializza all'interno di una estrinsecazione del proprio status sociale. Ovvero sia, il nobile romano deve dare contezza di sé al pubblico, al popolo. Il popolo può entrare nella sua casa e chiedere favori e esprimere le proprie esigenze e il nobile romano deve ascoltarlo. È un modo di compartecipazione tra strati sociali diversi di quelle che sono le esigenze collettive. La proiezione dell'io è riuscire a rappresentare attraverso gli ambienti, attraverso i decori, attraverso i lussi dei quali ci si circonda, il proprio status sociale. Grazie alla casa, a come io la costruisco, alle cose che ci metto dentro, agli arredi di cui io mi circondo, che esprime il senso della mia vita. Ti deve dare chiaro l'idea di chi io sia, di che cosa posso fare per te e di come soprattutto io sia inserito all'interno del mondo romano. Dimmi come abiti e io ti dirò chi sei. Esatto, sì. Assolutamente sì.